facciamo? Ce la facciamo? Allora, prima di far parlare i ragazzi volevo dire una cosa che mi suggeriva Andrea qualche giorno fa. Io più forte ho scritto in questa città, mi rivolgo anche al professor Mazzone, mancavano, professore, mi rivolgo anche a lei, in questa città mancano da anni le destre, come le chiamate voi, e le sinistre, e mancavano i movimenti. Non esistono. Me lo auguro di esserci, ma di cuore vi auguro, perché io sono un uomo di calcio, credo alle fasce laterali, odio tremendamente e convintamente il centro, quindi figuriamoci un po', se non vi auguro di cuore che esistiate. E poi scrissi che mancavano i movimenti, per esempio a Casoria, cosa rarissima, non c'è un movimento studentesco. Oggi su questo palco, grazie all'Audiero e ai ragazzi del movimento di lotta, scopriamo che ci sono. Un movimento c'è, anche se come disoccupati, spero che in mezzo a noi ci siano anche studenti e che arrivi anche finalmente in questa città un movimento studentesco che manca da secoli, e lei ha fatto i pezzi del Gandhi, sa bene che in questa città tra i tanti problemi che non ha mai avuto un movimento di lotta studentesco. E poi c'è la destra, c'è il movimento di impegno sociale, che sarebbe il vecchio movimento Idea, per me è il movimento sociale italiano, loro non ti possono chiamare così per le varie vicende successe dopo Tangentopoli, sono scomparsi tanti partiti, Almirante era contro la partitocrazia, sono aumentati i partiti invece, e oggi c'è addirittura finalmente anche il movimento di Idea sociale su questo palco, c'è la sinistra e c'è il movimento. Però prima di darti la parola chiamiamo Pozza Otra Giuseppe. Buonasera, Giuseppe Bozza Otra, un giovanissimo diplomato appartenente al movimento di lotta. Io citerò un pensiero di Sandro Pertini, appartenente al Remoto 79, che credo rispecchi tuttora i giorni nostri. Il mio pensiero corre in modo particolare in questo momento agli italiani che sono stati costretti a lasciare l'Italia per andare all'estero a trovare lavoro. È un'esperienza che ho conosciuto nella mia lontana giovinezza ed io so che questi italiani sentono in questi giorni un desiderio, una nostalgia struggente del loro paese, dei loro parenti e dei loro amici. Io vi rivolgo questi auguri con un animo preoccupato, ma anche nel mio animo vi sono delle speranze. Sono preoccupato soprattutto per la disoccupazione che viene nel nostro paese e per la disoccupazione in modo particolare giovanile. La disoccupazione giovanile è un campo fertile. Amici miei, per la droga e per la criminalità. Buonasera. Carlo Luigi. Buonasera. La disoccupazione è una cosa per il disoccupato e un'altra per l'occupato. Per il disoccupato è come una malattia da cui deve guarire al più presto, se no muore. Per l'occupato è una malattia che gira e lui deve stare attento a non prenderla, se non vuole ammalarsi anche lui. Buonasera. Buonasera. Fabio Fusco. Sono un ragazzo che faccio parte del movimento di lotta per il lavoro. Saluto i candidati sindaci. Leggo un articolo. I cittadini hanno diritto al lavoro. Talvolta, di fronte alla crescita della disoccupazione, si sente commentare amaramente questo articolo. Ma questa affermazione va intesa, nel senso che lo Stato si deve impegnare a intervenire nel sistema economico per crescere, per creare possibilità di lavoro per i cittadini. Interventi di questo tipo sono perciò un obbligo per il nostro Stato, che si caratterizza dunque come Stato sociale, l'articolo 4 della Costituzione. Grazie ai ragazzi del Movimento di Lotta del Lavoro di Casoria, la parola ad Andrea Caputo, candidato sindaco.